Ciao, sono Erika e sono insegnante di Pilates. La mia missione è aiutare tutte le donne che hanno poco tempo a disposizione ad allenarsi da casa in soli 20 minuti al giorno per avere un corpo tonico, forte, energizzato e una mente rilassata. Oggi è il terzo giorno della sfida Pilates Up Challenge, 10 minuti al giorno per abbattere la pigrizia della quarantena. Ci concentriamo sugli addominali obliqui. Quindi srotola il tuo tappetino e buon allenamento. In posizione supina, clavicole ben aperte, ombelico che spinge verso il materassino e ginocchia stabili alla larghezza dei fianchi, così come i piedi. Intreccia le mani e portali dietro alla nuca. I gomiti restano aperti, le clavi e le scapole sono attive. Inspira per prepararti. Espirando, arrotonda la parte alta della schiena in upper contraction e fai un twist verso destra. Cerca di non chiudere i gomiti, mantienili aperti e fai lavorare i tuoi obliqui. Inspirando, ritorna in centro e srotolati. Di nuovo, espira, sollevati e no, attenzione a non portare il mento verso il petto in modo da non bloccare il respiro. E sempre twist a destra. Inspira per tornare e porta attenzione alle tue cosce affinché queste non cadano verso l'esterno o verso l'interno. Inspira per tornare. Ancora un paio di volte. Rulla sulla schiena e giù. L'ultimo. Rulla sulla schiena e scendi. Poi vai a sdraiarti lateralmente sul fianco destro. Distendi un braccio sotto la testa col palmo rivolto verso l'alto. Entrambe le gambe sono distese coi piedi a martello. Cerca di sentire una piccola galleria sotto il fianco appoggiato a terra in modo tale da attivare tutta la cintura addominale. Il corpo è su un'unica linea come se fossi sdraiato su un cornicione. La mano libera la puoi tenere a coppa vicino allo stomaco oppure distesa verso il soffitto. Questo dipende un po' dall'equilibrio che riesci a mantenere. Con i piedi a martello inspiri sentendo il corpo che si allunga dal tallone alla punta del dito medio. Gonfia bene anche la parte della schiena ed espirando stacca una gamba, la sollevi mantenendo il piede a martello, poi stacca l'altra, uniscile cercando di non piegare le ginocchia. Inspirando una gamba scende con controllo, sfiora il pavimento e scende anche l'altra. Quando scendi, attenzione a non rilassare del tutto le tue gambe, ma mantieni sempre il tuo corpo in attivazione. Espirando solleva, solleva, inspira, scendi, scendi. Espira su, su, inspira, scendi, scendi. Ancora per tre. Due. Fai sempre partire tutto dagli addominali, qualsiasi movimento tu stia facendo. E terminato quest'ultimo, ruoti il tuo corpo in direzione del materassino, vai a metterti in plank o in mezzo plank. Mani ben allineate sotto le tue spalle, senti il peso di mignolo, indice e pollice che affonda nel pavimento, stabilizza scapole e addome. Se riesci, mantieni la posizione in plank con i talloni che spingono forte nel pavimento e attenzione a non tenere la testa pesante. Comincia a fare dei twist con il bacino, come se volessi andare a versare una goccia d'acqua da un lato all'altro. Espira, espira, oppure come se dovessi scavalcare un ostacolo con il tuo corpo per scendere dall'altra parte. Ancora per 4, per 3, per 2 e 1. Ritorna in centro per sentirti allineata, ginocchia a terra e posizione del bambino per un respiro. Scivola sul materassino, ruota poi su un fianco e vai nuovamente a sdraiarti nella posizione iniziale, supina, con le ginocchia piegate. Ricominciamo da capo. Quindi mani dietro alla nuca, gomiti ben aperti. Inspira per prepararti, questa volta facciamo il twist verso sinistra. Espiro arrotondo, twist. Inspiro centro,
Rullo sulla schiena. Arrotondo. Twist. Centro. E scendo. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. L'ultimo. Andiamo a sdraiarci sull'altro fianco, sul lato sinistro del corpo. Braccio disteso sotto la testa, gambe allungate con i piedi a martello, l'altra mano o verso il soffitto o appoggiata vicino allo stomaco. E attivando il core, stacchiamo una gamba e poi l'altra e le uniamo sospese per aria. Scendiamo con la prima gamba inspirando e poi con la seconda. Espirando si sale, si scende inspirando. Espirando si sale, si scende inspirando. Ancora per tre. Due. E uno. Ed ora puoi, se vuoi, mantenerti su quel lato, io per comodità devo girarmi dall'altra parte. Andiamo ad eseguire side bend. Ti do due varianti. La prima è col gomito appoggiato a terra, la mano allineata al gomito e allinea il tuo gomito sotto la spalla. La seconda è con la mano un po' più in là rispetto alla spalla e il braccio ben disteso. L'unica cosa importante, fai attenzione a non rimanere con la spalla rilassata. Spingi forte il materassino lontano da te. Le gambe puoi mantenerle piegate nella versione di base, oppure entrambe distese, quella sopra la tieni incastrata davanti e attiva l'interno coscia. Braccio in entrambi i casi che si allunga parallelo al pavimento col palmo rivolto verso l'alto. Attiva il fianco rivolto al pavimento ed espirando sollevati col bacino, crea un arco con il tuo corpo, inspirando scendi sfiorando il pavimento dolcemente. Espira sollevandoti, spingi lontano il materassino, inspira scendi. Ricordati che se senti l'esigenza puoi sempre piegare il ginocchio che sta sotto, ma fai lavorare i tuoi obliqui. La prossima volta rimaniamo sollevate e da qui braccio verso l'alto. Espirando portiamo il braccio sotto di noi, allunghiamolo sotto l'ascella e portiamolo lontano, guardiamo dove sta andando. Srotoliamoci, riportiamo il braccio verso l'alto e di nuovo espirando twist. Il bacino sale un po' di più verso il soffitto. Inspirando riapriamoci frontalmente. E l'ultima volta si torna. Portiamo il braccio oltre la testa e scendiamo col bacino definitivamente prima di andare dall'altro lato. Molto intenso come esercizio. Penultimo esercizio di questa serie. Le gambe restano unite. Di nuovo immagina di avere un foglio o delle banconote tra i malleoli, tra le ginocchia, attiva l'interno coscia. La schiena si inclina indietro, attiva gli addominali, attenzione a non fare iperestensione, senti sempre la tua schiena ben dritta. Appoggia le mani a terra, coppa, in modo da mantenere il torace ben aperto, come sempre attenzione a non affondare nelle spalle. Con le punte dei piedi tirate fai un piccolo twist delle ginocchia e poi distendi lontano le gambe. Inspirando ripiega, cerca di non toccare il pavimento, twist in direzione opposta. Mantieni sempre le ginocchia incollate. Se fai fatica all'inizio puoi usare questa variante o mantieni sempre le gambe piegate e fai twist da un lato all'altro, oppure twist e distendi solo la gamba che sta sopra ma mantenendo sempre le ginocchia incollate. Espira, piega, distendi, inspira, ripiega, centro, espira, lato, allunga, piega, centro, l'ultima volta, lato, allunga, piega, centro, appoggi i piedi, allunga la colonna vertebrale verso il soffitto, stiracchiati un po' e andiamo a fare side bend dall'altro lato. Quindi, o mano o avambraccio appoggiato a terra,
Se riesci, distendi le tue gambe sul materassino, attiva il centro, spingiti già lontano dal materassino, palmo rivolto verso l'alto e si comincia. Espirando, solleva il bacino, attiva gli obliqui. Inspirando, scendi, sfiora il materassino. Espirando, sali. Scendi inspirando. Sali. E giù. Probabilmente avrai un lato migliore dell'altro, non preoccuparti, è normale. Resta su, porta il braccio verso il soffitto, senti il torace che si apre. E twist, guarda sotto l'ascella, vai lontano con la punta delle dita. Srotolati inspirando, pensa che va il gomito, il polso, le dita. Di nuovo dita, polso, gomito, immagina di abbracciare una palla e offri qualcosa a qualcuno dietro di te. Inspirando srotola, gomito, polso, dita. L'ultimo twist. Abbraccio una palla con il braccio che va. E si torna. Scendi col bacino. E abbiamo terminato anche questa giornata in maniera molto intensa. Come sempre ti ricordo che se ti è piaciuto questo video di iscriverti al mio canale per rimanere sempre aggiornata sui contenuti che usciranno le prossime settimane. E concludiamo la nostra lezione con i miei consueti 3 respiri finali. Quindi mettiti nella tua postura migliore e inspira, espira. Inspira, espira, inspira, espira. Grazie mille.